Penso che il bello di questi mercati sia la promozione del contatto diretto tra i produttori e i consumatori e quindi la promozione reale della filiera corta, perché effettivamente i clienti possono verificare, vedere la qualità dei prodotti che i produttori coltivano tutti i giorni, perché i produttori stessi mettono la faccia, quindi diciamo che questo è il bello di preferire la qualità rispetto che appunto a un classico supermercato o a un classico discount, insomma. Questo è effettivamente quello che noi vogliamo promuovere come Coldiretti, ancora il contatto tra sicuramente la natura e l'innovazione, ed è anche per questo che portiamo a termine, diciamo, cerchiamo di portare a termine delle battaglie come delle petizioni, per esempio questa sul cibo sintetico, dove vogliamo appunto promuovere il cibo naturale, del tutto naturale appunto dei nostri consumatori, dei nostri produttori, contro il cibo sintetico prodotto in laboratorio, che ovviamente è molto più dannoso sia per l'ambiente che per i nostri organismi. Ci tengo a precisare che i nostri produttori non hanno assolutamente aumentato i costi dei propri prodotti, perché effettivamente loro stessi sono dei consumatori, quindi si sanno mettere dalla parte di appunto dei loro consumatori e non hanno aumentato i costi delle loro materie prime. Effettivamente sì, i costi sono rincarati e anche loro ne risentono, però essendo dalla parte dei consumatori si sanno mettere una mano sulla coscienza e i mercati comunque proseguono, sono il loro punto di forza, il loro punto di vendita principale, la vendita diretta, ed è giusto che questo contatto rimanga per favorire questo legame, diciamo. Noi siamo produttori e vendiamo quello che produciamo, quindi è logicamente la realtà migliore che ci possa essere. Qui siamo, hai visto, in tanti che produciamo e vendiamo, ed i clienti sono sempre molto soddisfatti. Quando vengono qui poi ci ritornano se possono. Quale lavoro c'è dietro il chilometro zero, no? Rispetto al fabbricato industriale, se così dire? Beh, questo chilometro zero, te guardi del pali del miele, il miele, ogni barattolo di miele qui è selezionato, è tracciabile, questo è il chilometro zero. Poi dopo quelli che hanno, che fa quello che fa l'industria, devono fare lotti da 10.000 kg e quindi devono mistare tutto quello che possono mistare. Da noi invece ogni piccola quantità viene selezionata e poi confezionata e portata al cliente, quello è. Sì, no, mercatino a Benino. Cioè, dei periodi si vende di più, un po' di meno comunque. Io adesso ho solo stagionato perché c'ho la produzione ferma, perché stanno partorendo le pecore, quindi c'ho solo stagionato, insomma, adesso. Sento animali, cioè le galline o le oche, ho due cinghiali, maschi e femmina, perché lo posso dire perché sono registrati sulla cultura contadina. Quanto la gente viveva senza soldi, viveva in pace, perché aveva da mangiare. E così famiglie di 20 persone stavano insieme, adesso 2 persone non stanno più insieme. Non è che il mondo ha cambiato tanto in meglio, non c'è più quell'amicizia, che dell'età della persona.